150 film, oltre 300 eventi che potrebbero portare anche quest'anno a Bari per l'undicesima edizione del Bari International Film Festival, oltre 75.000 persone in 8 giorni. Quest'anno la prestigiosa Kermesse si svolgerà dal 21 al 28 marzo prossimo. Ad annunciare date, ospiti e programma il direttore artistico Felice Laudadio, il governatore pugliese Michele Emiliano e la presidente di Apulia Film Commission Simonetta Dello Monaco, riuniti alla Casa del Cinema di Roma, importantissimi gli ospiti delle masterclass. Credo sia l'edizione del B-Fest più importante di tutti i tempi, si direbbe, ma noi siamo ancora molto giovani. Ken Loach, Helen Mirren, Taylor Hackford e soprattutto Roberto Benigni. Sono personalità straordinarie che in una città piccola, con mezzi non certamente illimitati come gli altri festival del mondo, riescono ad attrarre l'interesse di queste personalità straordinarie assieme a tante altre, e soprattutto è un festival di popolo. Il festival quest'anno è costato 1.200.000 euro e non sono mancati anche i sostegni della regione. Gli spazi per lo svolgimento delle attività sono stati ampliati grazie al ritrovato Teatro Piccinni, al Kursaal Santa Lucia in corso di completamento e ai soliti Petruzzelli e Margherita. Quest'anno la retrospettiva sarà dedicata a Mario Monicelli a 10 anni dalla sua scomparsa. Alla sua memoria saranno dedicati 35 film. Altre anticipazioni arrivano direttamente dal direttore artistico Laudadio. Apriamo il festival con un film attesissimo che è Bombshell, il film con Charlize Theron e con Nicole Kidman, e avremo poi nella fascia delle anteprime serali a Petruzzelli tutta una serie di altri film molto importanti, tra cui Emma, che è ricavato dal romanzo di Jane Austen, oppure avremo ancora una rassegna del cinema italiano in anteprima assoluta, sono 7 film mai visti e ancora appena pronti, che saranno giudicati in una sezione competitiva da una giuria presieduta dal presidente dei critici mondiali, che è Klaus Seder, la FIPESCE. Le novità sono anche tante rispetto anche ai laboratori.